fuori a casa mia. E sai quanti funghi mi ha portato? Ma, Io non ho mai toccato le piante, le vecchie, i vecchi tronchi, li lascio, non tocco niente a casa mia. Vengono sui funghi e io non sono un fungaio, non è che vada tanto. Sì, sì. Li ho dati via quasi tutti, così chiodini, nascono dappertutto e negli altri posti non nascono. Sì. A casa mia che lascio tutto com'è. Io vado a funghi, solo dopo ci ho rinunciato, no? Perché no, trovavo solo quelli velenosi. Ci ho rinunciato. Sono rinunciato. Va bene, grazie. Va bene, Giappone, grazie. Ti saluto, ciao. Ciao, tanti auguri. Ciao. Un'altra telefonata, vediamo un attimo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Anna Luisa. Dica. Niente, volevo fare anche a me dire qualcosa. Mi dica tutto. Intanto devo dire che quel Sergio mi ha fatto schifo. Sì, vabbè, ma non vale la pena di insultarlo, insomma. No, sì, sì, no. L'ho sentito 2 o 3 volte, per carità, e io no, qua non l'hai, insomma, basta, credo che abbia detto abbastanza. Poi io vi ascolto e dico, perché vi dicono vergognatevi, andate via, state via? Perché facciamo pensare. Non so perché. Perché la gente prende quello che diciamo noi e lo confronta, magari dice, vabbè, dicono stupidaggini, è un conto, però hanno degli elementi per cui pensare, e allora siamo imbecilli. Vabbè. Poi non ci facciamo pagare? Perché, perché dico io, quante fesserie, quante cazzate abbiamo sentito dire dai cattolici, diciamo, no? Una cazzata più una meno non può far male. Per esempio, quando ero più piccola, ma mi è durato fin grande, ho sentito, mi hanno detto delle cose. Sono cresciuta in un paese dove il prete era talmente cattivo che se una ragazza andava a ballare, che lui veniva a sapere, non veniva a sapere, che lui diceva sempre, io ho la colomba che mi porta i pettegolesi. Sì? Sì, 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 paesi, certo, certo. E niente, la diceva in chiesa la domenica, ma sai che quei venerdì i preti sputanavano anche quelle ragazze che per prendersi qualche lira in più andavano in città a servire? Madonna, no, in quel paese lì ne avrei tante, tal che vedo, sì, sì, che adesso ti racconto, io, o che ero un po' semeta, o non so, fino a grande età ho creduto a certe cose, capito, siccome che... Adesso devo tornare a dire sul Sergio e mi devi scusare, perché lui ha detto quella Pierina piangeva. Piangeva perché si vede che è un po' amata, che non capisce. Ma no, ma anche perché può essere effettivamente che sia stata toccata, sì. Ma non è nessuna importanza questa. Lei gira la manopola, vero? Questa qua è una bigotta fanatica. Ma no, ma non ha importanza. Sì. Il problema è Sergio, non è la signora. La signora può anche sentire e dire. Beh, insomma, dai, capisci? Questo qua non mi interessa. Vabbè. Allora io, siccome che nel crescere ho avuto l'occasione di parlare con frate Cappuccino, non frate, perché anche qua bisogna fare distinzione, non tutte le persone sono uguali, non tutti i frati sono uguali, eccetera, eccetera, può non toccare il Cristo. Dunque, questo qua, io un giorno, siccome che io non credo all'aldilà, assolutamente per nessun motivo, perché dopo l'idea me la faccio io, guardo la natura, sono vissuta in mezzo alle bestie quando ero piccolo, insomma, io attraverso questo ho capito che quando che abbiamo finito il nostro passaggio della vita non c'è più niente. Allora questo, lui era laureato in 3 lingue, e insegnava e ha insegnato tanto anche un seminario di 200 saggi, quelli che va preso. Sì. Aveva scritto 3 libri, e lui un giorno io l'ho detto, senta, mi dica la verità, io non credo all'aldilà, e basta. Allora lui camminava su e giù, me lo ricordo ancora, si tratta di 20 anni fa, allora lui ha detto, vede, se io dicessi che al di là c'è qualcosa, io sarei un bugiardo. Perché io ci spero che sia, perché sono un prete e spero che di là sia qualche cosa, però io con certezza non lo posso dire, non posso fermarlo, perché nessuno è tornato qua a dirci e spiegarci, e quindi io non posso dire le cose false. Certo. Quando io gli ho raccontato certe cose che mi diceva il prete, con i resi piccoli, andessi a dottrina, e anche dato il più grande, quando andavo a confessarmi, appena sposata, che bisognava tornare fuori dal confessionario piangendo, come che mi è capitata una signora vicino a me, e lui mi ha detto, questi sono ignoranti dei preti di campagna. Sì. Hai capito?
Allora, come per esempio anche su l'aldilà, e bisogna pregare perché per l'aldilà, ma qual è l'aldilà? Noi siamo come un frutto. Guarda, io ti racconto un episodio che l'ho sentito e me l'ho tenuto a mente ancora 30 anni fa, quando io ero giovane. C'era due sposi che litigavano, no? Litigavano, perché in 3 anni era lei del nord e lui napoletano. E lui dice, ma che colpa c'è, noi in 3 anni hanno avuto 3 figli. E allora lei diceva, la colpa è tua, quala. Allora lui dice, ma che colpa ce n'ho io, si è gettato fuori il seme dalla finestra e il seme è attecchito. Allora la moglie dice, se tu non buttavi, sai che nella finestra non si butta niente, se tu sai che sotto la, sotto la finestra c'è la terra, sai che germoglia il seme, che è una discussione. Allora io sempre su queste cose, noi siamo veramente, io sono qua, non è che dico, ma che senso ha la vita? La vita ha un senso, che noi siamo nati come tutte le robe. Che senso ha che un frutto venga fuori, che nasce, che mora e che poi ti mangi, eccetera, eccetera. Però è utile coltivarla la vita, Sì, sì, cioè, ecco, coltivarla è la coscienza. Io credo che la coscienza dell'uomo sia l'unica cosa che serve e che vale. Mi ricordo una trasmissione, perché ascolto anche quella su Radio Maria, no? Radio Maria, che si sente delle cassate tremende, però l'ascolto perché ascolto tutto. E è stato uno di Roma che gli ha detto a quel frate che parlava, dice, parlava dello Spirito Santo, allora lui dice, secondo me, ha detto al romano, no? Secondo me il Padre è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è la nostra coscienza. Gli dà una risposta, però la risposta non è mai venuta fuori. Ma guarda che quello l'avrebbe bruciato subito, quello era eretico, andava bruciato. Lo so, ma insomma, anche quello è, tutti ha le sue idee, e tutti hanno le sue idee. Per esempio io, non è che non sono una miscredente, io credo in Dio, assolutamente, però non sono praticante perché non credo alle religioni. Va bene. Va bene. Ok. Ciao. Non credo all'aldilà. Va bene. Non credo. L'importante è coltivare la vita tutti i giorni. Poi uno può anche dire, vabbè, se io sei Dio, fatti sui. Io coltivo la vita tutti i giorni. La vita di noi stessi, la nostra coscienza, comportarsi bene. Va bene. Quanto. D'accordo. Ma io non credo, difatti adesso io quando muoio voglio farmi cremare, no? Quando io sono bruciata, il spirito mio muore assieme a me, perché il spirito mio fa parte di me. Certo. Ciao. Perfetto. Siamo molto andati avanti, perché guarda che io una volta ascoltavo Ivano e quella Laura, erano gli anticlericali? Non ho sentito parlare. Avevano un cervello, sapevano tutto, l'Evangelo, della Bibbia, una roba incredibile. Però non hanno durato. Noi abbiamo, noi non siamo anticlericali, ma abbiamo una religione, credo, no? Credo che voi non durate neanche a volte, perché sotto c'è chi. Vabbè, d'accordo. Ciao. Sì, beh, il problema di durare o non durare è un altro discorso. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Claudio, sono Sergio, quello che è. Scusami Claudio, non volevo creare. Vabbè, andiamo avanti ancora con quello che dobbiamo dire. E abbiamo i lager dei bambini in Europa. Una delle caratteristiche più pittoresche di tali istituti erano gli istituti in cui venivano messi dentro i bambini orfani. Era una porta girevole situata in una nicchia del muro che permetteva ai servi o ai genitori di depositare il bambino senza essere visti. Pronto? Dimmi. Ciao Laura, di Marghera. Dimmi, ciao Laura. Da quello che ho capito, anche la Bibbia stessa dice che non c'è al di là. Se ho capito bene adesso, così, dicendo quel poco. Ma infatti, è molto confuso. Perché Gesù parla di resurrezione, però parlando di resurrezione dice che non c'è niente. No, e la Bibbia dice che come dice la Bibbia, che lui venne là, che questo deve fare di tutta la terra, che lui venne là e saremo governati da lui. Ah, sarebbe. Non è bello che fosse così. Così non che sarebbe più poesia, più ospedali, più di. Sì, come no. Ah, è un palon così, te avessi? La vita paradisia, che c'è che ne voria, ma se no è fantasiosa, che quella. Dopo la Bibbia dice stessa che lo vede là di là. Sì, sì, siamo no. Morti, siamo morti. Non c'è la vita oltre la morte, infatti il concetto avviene dopo attraverso la Grecia, perché sì. Perché se ci sia una bestia intera, un essere umano, è la stessa roba praticamente, sì, no, sì, ma infatti. Senso, no, mi
stavo più male l'essere umano, ma certo, certo. Però vuol dire che se stesso non è l'anima, fa parte della vita, fa parte dell'essenza della vita. È esattamente questo. Ma meno che ho mai creduto sarei di un mierda. Meno che ho mai creduto da piccolo, ti conto, da piccolo non ho mai creduto. Comunque. E mia mamma che aveva la mania di accesa di. Comunque l'importante è vivere al meglio. Meno mi sentivo nessun. Questo è importante. Io non ho mai fatto comunione, perché come ho sposato, perché era tradizione, mi ho sposato, una volta sposato. Certo, mia, certo. Perché mi neanche a Pasqua non vado. Mi era che a partire in bocca, mica non. Perché credo che sono tutta quella gialla, non sentivo niente, proprio io non mi sentivo niente. Sì, sì, vero. Cosa dico ora? Non so niente. Appunto, ben senza mi sentivo sta roba qua. Ti ha capito, Claudio? Ho capito. E ora ti vedi cosa che beh. Ma mi sa che della visorata di prete, è tanto che lo so questo. Dica gente che creda, chi che creda. Sì, sì, beh. Uno che vuol credere, crede. Tu hai detto che ti sei di Margherati? Sì. E di dove di Margherati abiti? Via Trieste. Ah, via vicino a me? Dove ti sei? Sì, a Cita. Non si mette tanto distante. Non si distante, no. Perché una volta a Cita e gli alberi, perché sì, non mettiamo sì, a Cita, sì. Gli alberi a Cita. Sì, sì, no, Cita è una vecchia fabbrica, sì, dai. Scherzo, so. Sì. Ma pensa, beh, insomma, vabbè, guarda che tutto quello che ti ha detto ti sei vero, se l'ha detto se vogliamo. Grazie intanto. Questa la massa tardi. Ma guarda allora. Che però, beh, insomma, non so, che devi di Notre Dame. Eh? Quello che ha previsto Notre Dame. È un problema, no? Perché Nostradamus aveva dei flash, capisci? Cioè, vedeva il futuro, però lo leggeva dal suo punto di vista. Per esempio, ti faccio un esempio, no? Che è la frase dell'anticristo, no? Cioè, il Nostradamus parla dell'anticristo solo su una frase, no? Sì, dice, l'anticristo, tra i bientosto annichiliti, sì. 27 anni dura la sua guerra, sangue orrido sparso, no? Sì, in realtà, lui vede l'arrivo dell'anticristo, no? Cioè, l'anticristo si presenta, però non riesce a concepire il suo tempo come può essere uno scontro senza la guerra. Appunto. Per cui tutta la seconda parte è messa dal suo condizionamento, la prima è vera, la seconda no, capisco. Conta che avevo gli anticristi tutti i giorni. Sì, sì, beh, guarda. Dai, ciao. Ciao. Camise da ieri, chi va avanti? Sì, sì, vabbè, ma mi fa finta di niente. Ciao. Pronto? Pronto. Ciao. Dimmi. Mi ha scritto che un cuore dica quello che penso. Dì quello che te pensi, dai. Posso? Ma certo, dai, tanto. Tanto dire, tanto ti porto pazienza, mi sono un po' scemo, non capisco un cazzo, dai. Come no? Volevo dire che le donne che ti chiama. Sì. Quello che ti avevo detto ti impegno. Dai, avanti, dai. Ti vai a cagare. Perfetto, ciao. Bene, vediamo come Beppi sia un po' tornato all'origine. Caro Mario, qualche sei Beppi che si diverte moltissimo nei suoi. Dopo. Vediamo un'altra telefonata, va. Happy birthday to you. Pronto? Pronto. Sono Sergio. Sto solo. Sì, oggi sì. Male accompagnato. Pronto? Luciana di Vicenza. Ciao Luciana. Ciao, ti ascolto volentieri. Volevo Grazie. Dirti che a un certo punto c'è stata una telefonata, sì? Che non so se tu sentivi lì, che si sentiva telecom sotto. Sì, sì, sì. E da allora adesso si sente tutto con un eco. Ho lo capito. Dico perché non so se potete correggere. Vediamo un attimo se è possibile fare qualcosa. Grazie Luciana. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Grazie per Luciana da Vicenza. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao. Senti un po', mi devi una curiosità per cortesia, sì. Ma per voi pagani, sì. Qual è l'origine dell'uomo? Cioè voi credete nella creazione, nell'evoluzione? Mm. Non ho capito, forse l'avrei detto sicuramente. Sì, l'ho detto, comunque te lo spiego. Per noi altri, prendi il principio scientifico, cioè tutto nasce dal caos primordiale. Ah, dal caos. Cioè, è la vecchia tetralogia orfica praticamente, che è patrimonio del paganesimo, cioè caos è personaggio, no? E per noi va benissimo tutto quello che è la struttura scientifica e l'uscita dal brodo primordiale. Ah. Cioè noi nasciamo, esistiamo per necessità e ci facciamo fatto. Esistiamo per necessità. Necessità. Cioè praticamente la materia universale che si adatta alle condizioni che incontra. Ah, ho capito. E quando un essere comincia a usare la propria volontà, no? Comincia a riconoscere se stesso con la propria coscienza, sì. Usare le proprie determinazioni, allora si fa fatto, cioè diventa una divinità, qualsiasi essere, anche un verme, anche noi, capito? Sì, sì. E cerchiamo di espandersi al meglio. Questo è in sintesi. Va bene, ciao. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Non è firmato. 19, 10. Ah, 14.
Vediamo ancora un attimo la questione dei bambini in Europa, se Mario mi dà qualche minuto. Allora, in Francia essa si chiamava Tour, in Italia Ruota, e nacque probabilmente nel XIV secolo, forse l'ospedale di Santo Spirito a Roma, ma non è possibile farne la storia con esattezza. Il suo uso e il significato evocano il contrasto fra l'impostazione antica e quella moderna del problema dei figli indesiderati. Durante l'impero la loro sorte era stata affidata ai singoli cittadini. I bambini venivano esposti in luoghi pubblici senza alcun controllo o intervento da parte delle autorità cittadine e non si faceva alcuno sforzo per regolamentare il trattamento a loro riservato per garantire il loro benessere. Ma generalmente i bambini venivano raccolti, riuscivano a raggiungere la maturità, erano allevati come schiavi o come figli e spesso si sposavano all'interno della famiglia adottiva. La società contava sulla gentilezza degli estranei per... Vediamo un'altra telefonata, però il discorso lo volevo concludere. Pronto? Bene. Persino un animale feroce poteva provare tenerezza per i bambini esposti. Nel centro della loro città i romani potevano ammirare la statua di una lupa che aveva allattato due bambini abbandonati e aveva favorito in tal modo la nascita dell'impero. La gentilezza nel riguardo dei bambini abbandonati suggeriva sottilmente la cultura romana. Si svolge in gloria per tutti. Il bambino che esponi o che accogli può giungere al vertice della società. Un millennio e mezzo più tardi, i loro discendenti, troppo coscienziosi per lasciare il destino dei bambini indesiderati al caso della gentilezza degli estranei e troppo preoccupati dei legami familiari e del lignaggio per accettare soluzioni di tipo puramente affettivo, intervennero per creare dei sistemi di assistenza pubblica, un metodo che garantisse che i bambini non sarebbero morti di fame o divorati dalle belve e che non sarebbero incorsi nel peccato di incesto in un bordello. Nelle città rinascimentali i neonati sparivano nella più assoluta tranquillità ed efficienza attraverso le proteggerevoli degli ospici gestiti dallo Stato, fuori dalla vista, nell'oblio sociale o più probabilmente nella morte per malattia. L'abbandono diventa un mistero ancora più fitto, nascosto all'opinione pubblica, dietro le mura dell'istituzione, dalle quali pochi riemergono, mura che lasciavano scarse possibilità di agnerosis, di adozioni o del trionfo delle avversità nelle condizioni in cui si era nati. Il problema dell'abbandono è un problema che c'è sempre stato nella storia dell'umanità. Soltanto che il campo di sterminio è un'invenzione dei cristiani. Bene, io ho qui Mario che mi affronta alle spalle e mi dici fai ancora. Io faccio l'ultima cosa per una mia amica che mi ha telefonato l'altra volta, che mi ha chiesto se noi eravamo in grado di chiedere un monumento per chi è stato bruciato vivo. E voglio ripetergli il mio amico Alessandro da Bassano, eretico perticace. Essendo stato trasportato per l'ufficio della Santa Inquisizione in Torre de Nona ed condannato a morte per eretico pertinace, Alessandro di Giacomo da Bassano, nello stato di Venezia, quel non volendo mai ascoltare persuasione nessuna che gli fosse fatta, anzi sempre più ostinato e perticace nella sua falsa opinione e mai si volse indurre nel grembo della Santa Madre Chiesa Romana e tal fine dopo avergli date tante persuasioni e buoni documenti e non volendo intendere niente se non secondo il suo pazzo cervello e ostinazione fu al fin condotto in ponte nel qual luogo fu bruciato vivo, presenti gli appresso testimoni confortatori della notte Bastiano Caccini, Messer Marcantonio Isolano, Francesco Carmignano e Antonio Strambi. E lo hanno bruciato perché non ha voluto intendere niente dei buoni documenti. Questo signore Alessandro da Bassano meriterebbe effettivamente un monumento, se non altro, per il suo respiro di libertà. Accidenti. Qui Mario si è letteralmente scatenato nelle telefonate di interferenza. Bene, fra gli altri eresiarchi c'è Mecco Sacconi o Domenico Savi, bruciato ad Ascoli nel 1344, capo di un gruppo di fraticelli e di flagellanti.
e di flagellanti a partire dal 1320 e fautore di comportamenti in cui confusamente si intreccia un lontano influsso del libero spirito. Infatti i flagellanti erano un altro... No. Era un altro... accidenti. Scusate per quello che sta succedendo oggi, ma qua è veramente una roba incredibile. I flagellanti erano un altro documento, un movimento, i quali ebbero il torto di imporre sanzioni a se stessi. Praticamente cosa facevano i flagellanti? Dicevano: se io mi picchio, se io pago per i miei peccati adesso, ho il paradiso garantito. Questi non potevano essere accettati dalla Chiesa, perché solo sottomettendosi alla Chiesa Cattolica si poteva avere la garanzia del paradiso. E allora cosa fecero gli inquisitori? Presero i flagellanti e li bruciarono vivi, così imparano ad autopunirsi e pretendere il paradiso senza sottomissione alla Chiesa Cattolica. Bene, qui adesso sta c'è Mario che preme, io faccio un attimo i bagagli dal momento che ormai qua la situazione mi sta sfuggendo dal controllo. Sito serio? Sì. Come Berlusconi. E creare non vuol dire bravare come chi dice Veneziano. Ciao Marco. Ciao. Sta attento, mi lasci leggere, cioè no, Mario mi lascia leggere. Sì, sì, ti lascia leggere Mario, vai tranquilla. No, ti volevo, siccome io ho avuto un po' le mie delusioni quando così facevo parte della religione cristiana, adesso mi sono tirato dalla mia parte, né fuori né dentro, però con questo non è che voglio dire do ragione a te, perché io ne ho avuto talmente tanta, no? Delusione della mia religione, anche se per carità il sentimento religioso, credere in Dio forse mi rimarrà sempre finché vivo, no? Ma lo gestisco a mio modo, senza ancorarlo o agganciarlo a testi, brani biblici, evangeli, eccetera. Ma per dirti una cosa, che condivido molto, io da un libro, non dico né testo né niente, dico che è un libro che mi è piaciuto moltissimo. Non dico sempre quello delle parti dell'altra no, volta. No, non c'entra niente, non c'entra niente. Parlo e mi collego un po' a quello che è stata la tua presentazione, anche se non volevi fare un tipo di presentazione o di programma così quest'oggi. No? Comunque ho sentito il tuo intervento ieri, Sì, guarda, l'ho fatto veramente, guarda, sanguigno proprio perché ero andato fuori di testa a sentire certe cose. Che poi non capisco, una persona così intelligente, almeno no, nel nome falso che dà, ma ne tenga uno, ma perché darne due? Cioè, quando telefona a Franco dice che è Sergio, se telefonava a te si chiamava Flavio. Sì. Ma insomma, che stupidaggine. Ma, ma sai, il potere di Torquemada si manifesta in molti modi, qualcuno è più serio, qualche altro invece no, più ma basso. Che poi vedi, poi riescono a centrare magari, non so, delle critiche o dei argomenti... e poi si perdono su ste stupidaggini qua, a me basta questo per perdere la fiducia di una persona. Comunque vabbè, io rispetto lui perché come persona va rispettata, le sue idee se le tenga, io mi tengo le mie. Volevo leggerti solo questo perché è di un'importanza, guarda, enorme, e a cui io ho dato tutta la mia adesione e anche il mio credo, e parla dell'origine del cristianesimo. Guarda, porta dati storici, quindi finché il 29 agosto del 70 i romani, chiedo scusa a Mario ma che mi lasci due minuti, sì. Finché il 29 agosto del 70 i romani, essendo penetrati nella città assediata, appiccarono il fuoco al tempio, i giudei si arresero e molti di loro si suicidarono, i superstiti furono catturati e inviati come schiavi in Egitto e a Roma. Si parla appunto della caduta del 70 d.C., proprio delle truppe di Tito, no? Tito a Roma, quindi sono stati inviati come schiavi in Egitto e a Roma. Tito saccheggiò il Tempio violando il Santa Santorum, te sai che c'era? Sì, sì. Ecco, la cosa più sacra che aveva gli ebrei. L'area riservata al sommo sacerdote in occasione di particolari celebrazioni solenni, portando con sé a Roma il tesoro, il candelabro a sette braccia, e numerose altre superletili sacre che sfilarono trionfalmente per le vie dell'urbe. Il cuore del giudaismo era stato profanato e distrutto. A Roma fu eretto il famoso arco di trionfo di Tito, furono coniate monete con l'iscrizione Iudea Capta, l'avversione dei pagani nei confronti dei circoncisi degli ebrei, quindi fu incrementata, e le comunità giudaiche residenti nelle varie parti dell'impero, specialmente a Roma, furono oggetto di odio razzista e di disprezzo. Quindi l'odio razzista è cominciato presto, no? Contro gli ebrei. Dopo la Chiesa ha fatto il resto, vabbè, ma comunque l'odio razzista, qua si parla di questo anche. È profondamente necessario comprendere questa situazione in cui si vennero a trovare gli ebrei.
sconfitti e senza patria, all'indomani della distruzione di Gerusalemme. Infatti fu proprio questo il clima umano, morale, politico e religioso che favorì lo sviluppo della nuova religione che prese le distanze dal giudaismo. Capito? Il clima morale, politico e religioso... Sì, però a me, sai cosa mi risulta? Sì. Mi risulta invece che dopo gli 70 i giudei riuscirono a farsi accettare, mentre invece i cristiani fino allora erano riusciti a imbrogliare, diciamo così, tutto sommato i romani, facendosi passare per giudaici. Dopo il 70 gli ebrei formano il Talmud, cioè danno il loro libro di leggi, no? E con questo rinserrano le file e si staccano dai romani, si staccano dai cristiani. Senti un momento, quindi dice qua, quindi questo è favorito lo sviluppo della nuova religione che prese distanza dal giudaismo, sebbene paradossalmente, presupponga un po' quello che hai detto tu, porti proprio il nome della più intransigente ed orgogliosa componente della fede yahvista, cristianesimo, ovvero messianismo. La dovremmo chiamare paolinismo, questa nuova religione. Infatti i primi documenti sono di Paolo, non sono... Ecco, dal momento che essa consiste proprio in una elaborazione teologica partita da Paolo, che nega i presupposti fondamentali della fede e dell'ideologia di quel sedicente Cristo che era morto sotto Ponzio Pilato. Quindi questo che scrivo, o è matto o l'ha detta giusta, ma io le prendo sempre così. Il primo Vangelo assunto dalla Chiesa è quello di Luca, gli altri arrivano dopo, anche se sono scritti prima. Senti qua, fu la disfatta completa della nazione giudea a dare un colpo mortale agli ideali tradizionali del messianismo ebraico e a mostrarli come una superstizione fallimentare responsabile della catastrofe e a favorire una loro reinterpretazione in chiave completamente diversa, a rendere convincente non più l'immagine di un messia patriota e liberatore, ma quella di un messia universale, messaggero di fratellanza e non di violenza, costruito secondo modelli che già appartenevano alla cultura dei popoli dell'impero. La Magna Carta di questa nuova fede fu redatta nell'ultimo quarto del primo secolo a Roma, è il cosiddetto Vangelo di Marco. Sappiamo che il Vangelo di Marco, tra l'altro Wojtyla ha detto che vuole solo che la gente legga il Vangelo di Marco, no? Perché in teoria è quello dettato da Pietro. I suoi autori, dice, attinsero alle tradizioni giudeo-cristiane guardandosi bene da rispettarne i contenuti, al contrario invece prelevando soltanto spezzoni di aneddoti, discorsi, fatti e personaggi che furono ricuciti liberamente in modo da formare la base catechistica e dottrinale della nuova fede e termino, da allora sempre e costantemente la dottrina ha cercato di negare e di nascondere l'identità storica, nonché il ruolo effettivo del Cristo reale e della comunità di persone che lo avevano affiancato e ne avevano condiviso gli ideali. Io credo molto che ci sia stato un processo di... credo veramente che nella storia ci sia stato fatto un lavoro di questo genere. Comunque io quando ho fatto la prima parte di Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la prima parte consiste in un commentario dal punto di vista dell'anticristo del Vangelo di Marco. Ecco, sai cosa volevo dirti? Io non condivido per esempio certe tue affermazioni quando dici, non so, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Guarda, però una cosa dico, penso che se tu le dici te ne assumi anche la completa e piena responsabilità, no? Per cui se, per esempio, qualcuno vuole contestarti qualche cosa, non fa altro che discutere di queste cose con te, eccetera. Poi che questo abbia suscitato, per esempio, in quel sedicente signore che ti telefona, come si può dire, un'offesa particolare da parte del sentimento religioso delle persone che ascoltano, io voglio dire che quando vado per strada sento cristiani che bestemmiano a tutta birra e non vedo nessuno che si scandalizzi o che inviti magari a qualche buon cristiano a comportarsi in modo insomma meno offensivo e blasfemo nei confronti di Dio. Per cui se prendo la tua definizione macellaio di Sodoma e Gomorra e prendo una bestemmia o 100 bestemmie in 10 minuti che sento per esempio anche qua da vicini che si alla domenica con le palme eccetera li ho visti in giro, no, a festeggiare Osanna Osanna, credo che mi scandalizza di più una bestemmia che sentire una discussione. Il mio discorso, la mia affermazione del macellaio di Sodoma e Gomorra è la finale di un discorso filosofico, di un'analisi. Sì. Non è un'affermazione tanto per essere fatta, cioè non è un'imprecazione, capisco. Per cui non è una bestemmia, anche per quanto dura può essere interpretata. Però per un cristiano insomma che vede sotto tutto un altro aspetto, il sentimento religioso verso il Cristo... Nel cristianesimo c'è un nucleo buono per tutti, qualsiasi situazione sociale si incontra, c'è un nucleo da usare per sottomettere le persone. Ecco. Quando tocchi quel nucleo salta fuori tutto. Certo, però io penso che se la gente fosse intelligente partire da lì a mettere in discussione qualche cosa, ma non...
non per diminuire la fede, ma per... guarda, è la stessa cosa che ha detto quella signora, prima mi è piaciuto molto la telefonata, che ha detto che quel sacerdote, insomma adesso non so che tipo di parentela ha con quel sacerdote, gli ha detto io non posso dirti con sicurezza se di là c'è qualche cosa o no. Io ho trovato un sacerdote, ero andato a confessarmi anni fa, la Madonna di Monteberico, e l'ho veramente tartassato su queste cose. Alla fine mi ha detto una cosa che mi ha lasciato stupito, ma anche incredulo. Mi ha detto, ma guarda, cosa credi? Dice, fino all'ultimo istante della tua vita tu vivrai sempre col dubbio che Dio esista. Non potrai mai avere una certezza dell'esistenza di Dio. Il problema è che non c'è il dubbio, c'è il condizionamento educazionale che Dio esiste. Questa è la religione che ci hanno dato, e questa probabilmente procura queste cose a chi è all'interno di queste culture religiose. Va bene, Marco. Ciao. Io ti ringrazio, ci sentiamo, perché Mario è qua. Buona giornata. Ciao, buona giornata a te. Io non prendo più telefonate, naturalmente, e vorrei dire questo. La prossima volta parleremo della devozio pagana, continuerò la devozio pagana. Vorrei chiuderla una buona volta con riaffermare continuamente questi principi, che ormai mi sto anche rompendo. Cioè, non che per me non mi vada bene, però non è questo il mio progetto, non è questo il mio fare. Io sto costruendo un sistema filosofico, una religione, e mi scoccia dover continuare a arrabbiarmi o ad attaccarmi o ad attaccare il cristianesimo. Però se un qualche cristiano vuole, io sono sempre disponibile. Allora, continuando ancora, vi do il mio indirizzo, è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, oppure se volete scrivere a Istituto Mediterraneo Studi Politeisti,